No, oggi devo fare assolutamente un video. Oh. Paradoxa, non sto pubblicando un sacco da tempo. Perché? Perché ogni volta mi viene in mente di fare qualcosa, un progettino, e non riesco mai ad avere la telecamera. Quindi oggi registro tutto lo smartphone e vi voglio far vedere tutte le cose che io trasformo in giro per il paese. Tipo questo, vedete che bello? Ma se vi state chiedendo che fine hanno fatto le piante che stavano su quei vasi, ora lo scoprirete. Prima era così. Avete visto che cambiamento? E vedete, sono stanchissimo, sudato fracico. E questo è il risultato finale. Devo finire giusto di spazzare, ma per il momento penso che oggi è tutto. La cosa carinissima è la mini aiuola fatta in questa maniera. Così, ecco, ho sistemato veramente tutto quanto. Questo video è veramente estemporaneo, cioè ho dimostrato come veramente passo il mercoledì dalla mattina alla sera. Bene, siamo arrivati a 1 minuto e 8 di registrazione, quando in realtà la giornata è stata molto più intensa e lunga. Tanto è vero che sì, ho registrato il prima e il dopo delle mie azioni, ma non il durante. Cioè, per esempio, combattere contro quell'agave americana, mortacci sua, che pesava una 50 e l'altra 60 kg, è stata una fatica immensa. E non ho registrato neanche tutte le chiacchiere che mi sono fatto con le persone che passavano e mi dicevano: bravo, dovremmo essere tutti come te. Ma alla fine mi trovo sempre lo scemo del villaggio da solo nel fare questo, e non ti dico nel faticare, ma neanche nel registrare. Tant'è vero che ecco il problema che volevo parlarvi oggi in questo video, che praticamente, non avendo nessuno che mi registra e dovendo eventualmente organizzarmi con un cavalletto ogni volta, fare le inquadrature, praticamente quello che io in una giornata ho fatto tantissimo, con la registrazione si allunga ancora di più, e soprattutto poi diventa tutto un lavoro da fare in post-produzione. Perciò oggi questo video veramente estemporaneo, così tanto, è un ok, iniziamo a riprenderci la mano, l'abitudine, la voglia, spacchettando un grande problema, che è quello di creare un contenuto su YouTube, in un piccoli problemi, cioè quindi piccoli video che pian piano mi dedicherò a montare quando avrò tempo, anche se non lo so, troppe cose. Ma soprattutto, varrà la pena secondo voi proseguire, anzi riprendere il progetto anche YouTube, nonostante ciò in mano tantissimi progetti, tipo anche questo, gli spettacoli? Mamma mia, che cazzo sta camera, ciao!